Direi proprio di sì, non è stato sicuramente facile, siamo partite da favorite, poi una serie di infortuni, di momenti bui, comunque li abbiamo affrontati molti e siamo riuscite ad uscirne, e sicuramente la differenza l'ha fatta la squadra, perché siamo sempre aiutate, non abbiamo mai mollato e nessuno si è mai tirato indietro né nei miei allenamento né alle partite. E sicuramente appunto la differenza l'ha fatta la voglia di vincere, la voglia di portarsi a casa il risultato che comunque all'inizio stagione ci avevamo prefissato, in quanto comunque la squadra è stata costruita proprio per quello, e quindi siamo molto contente. Sicuramente sì, non sono state due partite semplici, in quanto abbiamo sempre lottato fino all'ultimo punto, sempre quasi sempre ai vantaggi, soprattutto con il Torre Franca, e non erano scambi corti, erano molto lunghi, e sicuramente la difesa e il sangue freddo ha fatto molta differenza. D'altronde noi, ma così come loro, sono state giocatrici che comunque hanno giocato molte finali e hanno sempre avuto la capacità di aiutare chi non le ha mai fatte. E questo. Sicuramente di viversela giorno per giorno, ogni partita ha la sua storia e bisogna lavorare sodo sicuramente in palestra, allenamento dopo allenamento, imparando, studiando, aiutandosi, e sicuramente chi ha già affrontato questo campionato può aiutare chi non l'ha mai affrontato, e chi non l'ha mai affrontato sicuramente come me ha grandi aspettative e ha voglia comunque di scoprire questo nuovo mondo nuovo, comunque perché a un campionato nazionale c'è un grande salto. Sicuramente sì, e sono molto contenta di averlo fatto comunque in un paese vicino al mio, e sono cresciuta comunque nel settore giovanile del Basilisco, e spero che sia comunque una grande soddisfazione anche per la società. E questo. Sicuramente quello che a volte manca è la comunicazione, non abbiamo mai giocato assieme e c'è bisogno di tempo comunque per capirsi, per conoscere il gioco delle altre, e poi aiutandosi, secondo me tutti fondamentali in qualche modo riescono, c'è chi magari è più bravo in difesa, chi in ricezione, e bisogna essere sempre disposti ad aiutare chi ne ha bisogno comunque. Sicuramente migliorare in ricezione e consolidare la difesa, e perché no, magari anche qualche palleggino spettacolo, mi piacerebbe farlo.